Paola, solo se nascosto. Vabbè, questa è in cucina, non si vede. Viaggi. Che stanno preparando? Oggi è venerdì. E il venerdì cosa fai? Cosa hai fatto, Carla? Tonno e fagioli. Tonno e fagioli? E minestra di fagioli. E minestra di fagioli prima? Sì. Tutto bene, madonna, guarda che bei fagioli hai. Sono di spizzoli. Quanti sono ora, Carla, gli ospiti dentro? Sono 19, oggi sono 17 perché due sono a casa. Chi sono? Tina Di Fantino, che lei non c'è mai, come al solito, e la Romanzia, sorella. Domani è festa, cosa gli dai da mangiare? Abbiamo già preparato stamattina. Cosa? Io e Sor Virginia, pasta al forno, castagnaccio, poi ci sarà, c'è il pollo ripieno, arrosto. Madonna, adesso non mi ricordo più niente. Vengo, via. No, mi fate sbagliare qui a fare le porzioni. E poi di contorno insalata. Domani. Questo sempre domani. Sempre domani, è giusto. Di contorno insalata. Insalata e pomodori, chi non mangia ci sarà verdura cotta. Chi una non gran, ha i denti. Una gran festa dei santi allora. Ma noi le feste domani le rispettiamo. Noi le feste le rispettiamo sempre, la Maria. Ecco, per rispettare sempre cosa vuol dire? Nel senso che quando è festa, non quando è festa, quando è domenica le facciamo sempre minestra fatta in casa oppure insomma. Cioè, se la minestra... tu li tratti ancora meglio degli altri giorni. Sì, ma mi sembra giusto. Sì, mi sembra giusto, il giorno di festa l'ha sentita anche da loro. Piccola cappellina che si trova all'interno della casa di riposo, dove il personale religioso, chi ne sente la necessità, si raccoglie in preghiera durante la giornata. Abbiamo la stanza che viene adibita a direzione. In questa stanza generalmente si riunisce il personale, le suore, quando vengono i parenti, quando ci sono alcune necessità di discutere determinati problemi, in assoluta calma e tranquillità. Stiamo salendo per andare al primo piano, suora Adriana, che dirige in qualche modo questo complesso, ci sta facendo da guida. Eccoci. Ecco suora, questo piano se non erro è diviso in due settori. Uno è il reparto del personale religioso e lo divide, diciamo, questo soffietto suora, e questo è il reparto del personale religioso all'interno del quale trova l'intimità il personale. Di qui in avanti iniziano le camere. Quante camere abbiamo, sorella? Ne abbiamo 23. 23 camere. Tutte occupate? No, qualcuno è vuoto. Qualcuno è vuoto. Ecco, apriamo la prima. Guardiamo. Venga, suora. Questa è la camera? Di chi è la camera? È della Rosina ed è singola. Ecco, è una camera singola di Rosina, ossia per capirci, Rosina di Nevale. Va bene? Sì. All'interno della camera, voi potete notare, essendo una camera singola, l'anziano mette tutti i suoi ricordi, dalle fotografie dei suoi bambini alle fotografie dei suoi familiari, dall'immagine della Madonna o il crocifisso per pregare, fino alla televisione, che però la televisione, sorella, se non erro, va usata in una determinata maniera stabilita dalla direzione, vero? Questa è una camera, diciamo una camera doppia, sorella, ecco. Vedo che i letti sono uniti. Come veniva usata? Veniva usata e c'era una coppietta qui. Il marito è rimasto e purtroppo la sua metà non c'è più. Ecco, allora ora c'è rimasto solo il marito. È rimasto solo il marito, insomma è abbastanza sereno. Ma la moglie è morta? La moglie è morta. Di dove sono? Di Biforco. Ah, ho capito. Ecco. Questa è un'altra camera singola? Dove sta Don Nerino? Ah, Donnerino Rossi. Sì. Come si trova Donnerino Rossi? Donnerino l'abbiamo recuperato al 100% quasi. Sì, anch'io ho sentito dire che è tornata a nuova vita. Dice la sua messa tutti i giorni, partecipa alle pratiche di pietà con noi, si sente un sacerdote. Ecco, questo è importante. È ha un po' le gambe, purtroppo, che poveretto, le regge poco. Ma insomma, finché la testa è buona. È importante la testa, delle volte più delle gambe.
Più della certa. Ecco, voi sentite che la gente abbia più necessità della testa o delle gambe? Con via della testa è più necessario. Ma questo piano è dotato di una serie di servizi, perciò questo è considerato il bagnetto piccolo. Ebbene Alberto, tu gli faccia vedere il bagnetto, anche la pulizia di questo bagno, perché poi in fondo siamo arrivati all'improvviso a mezzogiorno. Va bene che le pulizie le fanno la mattina, ma certo è lindo, vero? Ho capito, sorella. Camera doppia, guarda, anche questa è una camera doppia. Suora, questa camera doppia all'interno da chi è? Questa c'è Palì per ora. Ah. E il prossimo ospite che arriva sarà occupato questo letto. Ma non è che letto alto? C'è un materasso in più. Lei dica cosa serve quello e se vi usano oppure no, eh? Lei lo sa meglio di me. Questa la usiamo. Ecco, beh, ora quando mi picchia i piedi. Ecco, siamo all'interno del bagno grande, perché ogni piano ha un bagno più grande degli altri per tutte le necessità. Suora Adriana, vedo che qui ci sono delle... Questa seggiolina la adopriamo per portare su e giù i vari anziani che non riescono a muoversi, e in questo momento si usa perché ce n'è una che ha difficoltà. Okay. Ci stiamo trasferendo al secondo piano, che è veramente tutto completo. Guarda, bello, io un pezzo che non venivo qua su ora. Sorella, accendiamo subito. Questa è una camera doppia del piano superiore. Suora Adriana, chi è in questa stanza? Qui c'è Emilio e Antonio. Emilio, questa è una delle camere più grandi? Sì. Questa e questa di fronte. In questa di fronte chi ci sta? Per ora c'è Norina. Okay. Che poi verrà occupata. Ecco, siamo nel corridoio del piano superiore. Voglio dirlo, sorella, forse lei non c'era, mettere in evidenza questa casa di riposo era che fu fatta inizialmente con grossissimi sforzi da parte dell'amministrazione di allora, è stata poi completamente ristrutturata, io credo che ci siano voluti interventi per oltre 250 milioni. È una casa di riposo che è invidiata dai comuni vicini, ha a mio giudizio un difetto, sorella, che è una casa di riposo per anziani autosufficienti. La carità cristiana però delle volte supera anche le leggi, perché mi sembra che non siano tutti autosufficienti. Infatti, questo momento ce ne sono almeno tre che non sarebbero da star qui. E per cui abbiamo bisogno di superare. E con un po' di sacrificio, e si cerca di aiutare questa gente, che poveretti, andando altrove non lo so. È giusto dire che il sacrificio è vostro, personale religioso, anche del personale laico, anche di tutti. Si collabora, si cerca di collaborare, di vederci il lavoro insieme. Ecco, è anche vero che se non ci fosse collaborazione non si farebbe nulla. Non si farebbe nulla, ecco. Però così, con questa collaborazione si assolve un compito che veramente in altro modo sarebbe difficilissimo. Abbastanza. Lei sa che l'amministrazione comunale ha già chiesto all'unità sanitaria locale da tanto tempo il personale per destinare alcune camere almeno ai non autosufficienti. Per ora non si è ottenuto risposta, ma lei lo ritiene necessario? Ma io lo ritengo molto necessario, perché l'anziano già fa fatica a staccarsi dalla sua casa. Quando poi è nell'ambiente che si è creato, il suo ambiente qui, deve ancora fare uno sforzo, lasciare l'ambiente e andare nell'ospedale dove chissà che cosa gli aspetta. Allora finché si può si tengono. Sì, sorella, è giusto, anche perché in fondo ho sentito tante volte fare all'interno dell'amministrazione comunale questi ragionamenti. Abbiamo fatto una delle cose bellissime. C'è un particolare che è da definire, che noi assistiamo con questa struttura all'anziano finché questo è autosufficiente. Nel momento in cui diventa non più autosufficiente, pertanto che ha ancora delle necessità maggiori di quelle di prima, non si riesce invece a tenerlo come sempre si vorrebbe. Ecco. Cioè, è un punto da superare, speriamo di superarlo in qualche modo con l'unità sanitaria locale. Oppure, se non ci fosse un'unità sanitaria locale, bisognerebbe che il personale religioso, sorella... Come si fa? No, io ho buttato no, là. No, ma vede, se c'è la collaborazione del medico, si possono fare tante cose.